Ciao a tutti, bentornati a un video dei prodotti finiti. Ne ho diversi, ce ne sono pochi di nuovi, sono più che altro delle conferme. Comunque sto tornando a testare dei prodotti nuovi, sono tornata ad aver voglia di provare qualcosa di diverso. Ho la mia valida aiutante che adesso mi tampina perché sa che poi io uscirò e lei vuole venire con me. E ora non mi molla un attimo. Allora, parliamo. Allora, sono addirittura in finale. Sto per finire queste due creme qua del brand Antipod, un brand che a me piace tantissimo, della Nuova Zelanda. Li compro scontati. Sapete che io compro solo con sconti, se no non compro niente. Lo compro sul sito Look Fantastic. Di tanto in tanto le compro, mi piacciono, un brand che conosco da una vita, ho provato un sacco di prodotti loro, anche gli oli viso. È un brand un po' caro, ha degli ottimi ingredienti all'interno, l'olio di manuka, l'olio di avocado, l'avocado, il kiwi, tutti i prodotti della Nuova Zelanda. Questo qua è la crema nutriente, qui la chiamano notte pera, sì, con olio di avocado, il miele di manuka. E non so che altri ingredienti. Questa è una crema, io non uso la crema da notte, però è una crema invernale, ecco, la uso per la stagione fredda. Questo qui ha una caratteristica, l'ho già detto, ma lo ribadisco, che ha un profumo, un odore molto pungente, sembra proprio quasi da erbe aromatiche da messe insieme. A me non dispiace, però qualcuno potrebbe dare fastidio. Ottima crema, soprattutto per l'inverno, per pelli mature. Sempre dello stesso brand, questa qui, che viene messa come crema idratante alla vaniglia, però è più che idratante, è proprio una crema anti-age. Questa ha una leggera profumazione alla vaniglia, molto molto delicata, proprio molto piacevole, a me piace. Ottimi prodotti. Adesso devo andare via, salgo in aereo, lo metto e lo finisco, così poi, finito il soggiorno, butto via. Poi bocciato uno shampoo. Allora, io faccio sempre fatica a trovare lo shampoo adatto perché c'è il tensioattivo, la cocamida pril betaine presente per la stragrande maggioranza degli shampoo che mi fa prurito ai capelli. Ad esempio, tutti i shampoo di Tigotà hanno tutti quell'ingrediente là. Per cui quando trovo uno shampoo che non conosco, guardo subito l'inci, se non c'è quell'ingrediente lì, lo compro. Questo l'ho comprato da Aldi bio al cocco, vabbè, ma a me non è bio, organica, sì. Al cocco, che di cocco non sa da niente, l'ho pagato 2 euro, appunto non c'era il tensioattivo killer, però l'ho già provato più di qualche volta ed è un bocciato. Primo perché il giorno dopo non ho i capelli puliti, lucenti, più che altro lucenti, ecco, sembra, non dico che non li ho lavati, ma quasi. E comunque dopo, il giorno dopo devo rilavare i capelli, non durano neanche 2 giorni. Potere districante scarso. Sapete che io non uso il balsamo per capelli, ma uso lo sciacquo acido. E come schiuma un po' scarseggia, bisogna fare 2 passaggi. Va bene per l'estate, ecco, lo finirò magari in previsione dell'estate che arriva, che ci si lava i capelli un po' più spesso, che anche se non sono pulitissimi, tanto comunque si suda il giorno dopo, si è come prima. Confermato e riconfermato questo kit della Mossa, questo qui l'ho comprato, anche questo è un prodotto che compro sempre, Lilly stai buona, Love Yourself, l'ho comprato dal sito Mente Rosmarino, anche lì fanno spesso degli sconti, questo provato e riprovato c'era l'olio viso illuminante e qui dicono la sleeping mask o la crema notte, io la uso come crema notte, metto uno strato abbondante di crema. Fa quello che promette, sia come illumina che illumina il viso. La crema, allora, per un effetto wow, la crema notte sarebbe da mettere 2 volte alla settimana. Io ne metto una perché faccio un po' la tirchia, ne metto un po' di più però, e fa il suo effetto. E anche l'olio, super consigliati, sono delle conferme. Quando trovo il cofanetto come questo, che ci sono gli sconti, prendo e compro perché mi piaccio. Poi ho finito anche questo, ve l'avevo detto, della Forsan di facile ripetibilità al Tigotà, l'olio di arnica, un inci impeccabile, prezzo sotto i 10 euro per 100 ml. E io che ho sempre le gambe piene di lividi, di botte, che ho sempre male dappertutto, appena faccio qualcosa compro e ricompro.
Anche questo, comunque anche gli altri oli della Forson sono buoni, sia quello dell'olio di mandorle, l'olio di ricino per le unghie, sono tutti oli molto buoni. Poi ho preso questo latte detergente della Omia, sempre al tigotà, la mandorla, perché avevo bisogno, intanto mi piace cambiare i latti detergenti del DM, ormai li ho provati tutti, ha una consistenza molto leggera, molto fluida, ha una buonissima profumazione di mandorla, non stucchevole e bene, fa il suo lavoro. Ecco, io il latte detergente sì, non è che lo uso per rimuovere il make-up perché sì, ho un rossetto ma avanti a sera va via, in linea di massima un po' di blush, comunque è buono, costa intorno ai 5-6 euro, avevo voglia di cambiare, ho preso questo qua. Poi questo qui è che lo rivedrete sempre, l'ho fatto vedere dalla Balea, il tonico che fa un peeling agli acidi della frutta, lo rivedrete sempre perché mi trovo benissimo. Costa tra i 5 e i 6 euro. Ci sono prodotti simili che costano 3 volte di più. E questo appunto lo trovo al DM e mi trovo benissimo. Mi toglie proprio l'impurità che ho e mi ha fatto andare via i brufoletti che spesso avevo sulla fronte e non sapevo come farli andare via. Scrabavo tutto eppure erano sempre lì. È buono, una riconferma al 2% di BHA. Cosa c'è scritto in italiano? Vabbè, formula idratante senza profumo, previene l'impurità della pelle. Dicono che si può fare anche la doppia detersione, io ne faccio solo una. Non mi irrita il viso, lo lascia appunto idratato perché è anche un po' oleoso. Lo rivedrete sempre tra i prodotti finiti o quello che ricompro al DM, magari poi non ve lo faccio più vedere. Poi non compro spesso, sono queste salviettine. Cerco sempre di guardare l'inci, anche qui cerco di guardare l'offerta che uso per pulire quando rientriamo dalla passeggiata Lilly o il piccolino. Piccolino non ve l'ho presentato, è un mio ospite abitudinario. E non le uso per pulirmi le mani, le uso appunto per quando rientro dalla passeggiata che pulisco le zampe, il muso e dopo le riciclo, non le butto via sull'indirizzo, lo riciclo quando vado fuori a fare la passeggiata per i bisogni che tiro su. Poi un altro prodotto che avete visto e rivisto, che ho finito, che ho portato a termine, è questo, era un mai più senza, ma insomma è diventato senza ormai, questo tonico della Moschetta, che comunque vi consiglio di usare, cioè ve lo consiglio se fate la doppia detersione, magari alla mattina usate questo tonico e alla sera usate quello della Balea, per pelli delicate, rinfrescante, lenitivo. Top, sono, adesso appunto uso quello lì. Sono dell'idea forse di riprenderlo durante il periodo estivo, perché se vado al mare, se sono fuori tutto il giorno al sole, che sono accaldato, appunto ho preso il sole, alla sera magari usare questo, soprattutto dopo la giornata di mare, con la pelle un po' arrossata, non è che io sto lì tutto il giorno a prendere il sole diretto in faccia, però si sente che insomma sono stata fuori all'aperto tutto il giorno, questo qui è molto lenitivo. È tanta come quantità, sono 200 ml, però ecco, magari per l'estate lo riprendo, ecco. Poi ho finito questa crema che ho tagliato della Balea per le mani all'olio d'oliva. Ho voluto cambiare, diverso da quella che prendo di solito, che è quella con l'urea. Però non mi è piaciuta, costava anche un po' meno, ma questa qua con l'olio d'oliva non mi è piaciuta, non mi sono più di tanto trovata bene. Poi ho finito questa crema anche che avete rivisto, che era in offerta del Lidl, viene definita latte dopo sole e corpo, che non si vede neanche più che cos'è, lenitivo all'aloe. È una crema molto fluida, quando la trovo anche qui che è scontata, la prendo, mi piace, è molto fluida, fresca, la uso anche quando non c'è il sole o dopo sole con l'aloe, molto molto buona. Comunque io per quanto riguarda l'idratazione, soprattutto quella delle gambe, da quando ho cominciato a bere molta più acqua, che mi sforzo di arrivare sicuro a 1,5 litri, mentre prima arrivavo scarso 1 litro, le gambe le ha molto ma molto più lisce, cioè non è tanto la crema che fa, è proprio quanto beviamo noi. Continuiamo con i prodotti, eccola qua, questa qui è l'urea, la Balea, ne avevo tantissimi, mi mettevo via e non facevo video, e questa qui super promossa, tornerò a comprarla, me la sono dimenticata negli acquisti che ho fatto il mese scorso, però
secondo me è il top. Poi ho finito, della Durbans, pensavo che fosse un Mentadent, ho finito questo dentifricio qui, non ho più preso, vediamo se trovo, ecco questo qua è dall'Eco Bio della Natura Verde, perché forse ho provato gusti alla menta un po' più forti, mi sembra che non sappia più da niente. Non riesco più a trovare, che trovavo il tulipano, il dentifricio dell'Himalaya, so che lo tiene Nottigno, ma andare a fare un ordine per dei dentifrici, vabbè, magari supero le spese di spedizione, ne compro e faccio un stock, vedrò. Comunque non lo uso più perché non sa da niente. Forse la mia bocca ha provato altri gusti di menta più freschi, come questo della Durbans, non è bio, ma non muore nessuno, un euro, e ha fatto il suo lavoro, cioè la bocca fresca. Poi vediamo, qui ho questo siero alla vitamina C che mi aveva regalato l'anno scorso Tatiana nell'occasione che ci siamo visti per l'Essence. È buono, però allora se lo considero come siero unico, ni, cioè fa l'effetto della vitamina C che dà un po' di luminosità al viso, però quelle che sono le rughe che si evidenziano di più o di meno sulla fronte. No, per cui se eventualmente lo riprendo devo fare, non so, il doppio siero, questo lo uso la mattina e alla sera uso un altro siero, un siero, scusate, un po' più strong. Comunque è da provare, non è male. Poi ho finito un olio essenziale che avevo da una vita, era anche scaduto, ma lo tenevo per le pulizie. Gli oli essenziali, questo è la menta di Aromazone. Dal 2019 che li avevo, dovevano scadere mi pare alla fine del 2022, sì, ottobre del 2022, però li usavo per le pulizie e c'era il kit découvert, kit comunque buono, cioè adesso sarà scaduto, però io non sento che sia che abbia perso come aroma e tutto, anzi, sono buoni, sono economici per le pulizie. Io uso anche per l'herpes nel locale, ma uso quello di lavanda qua, non sono male. Ho finito, vedete che sono un po' più o meno sempre tutti i prodotti, però prometto perché sto usando prodotti nuovi. Questa crema corpo, super comoda perché la confezione piccola che uso sempre in palestra, ha una consistenza un po' corposa, per cui adesso la sto usando più che volentieri, poi quando ci avviciniamo un po' più di caldo cercherò una crema un po' più leggera, meno. Ecco, qui appunto è l'olio che vi avevo detto della Mossa, top, 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 top. Usato, eccolo qua, la boccetta che non mi ricordavo. Usato ogni sera, prolungo poi tra l'altro, dura parecchio, perché la confezione non è solo da 30 ml, ah no, da 30. Usato ogni sera in combo con la maschera 2 volte alla settimana, fa quello che promette. E poi ho finito, che però mi è piaciuto molto, non mi ricordo se l'ho comprato e ricomprato, questo lucidalabbra della Benecos. Rapporto qualità e prezzo buoni, non sono lucidalabbra che durano tutto il giorno, però per me insomma quando fa le 2-3 ore va bene, non mi va nelle pieghette, non sbava, ottimi, intorno ai 6,50 euro. Ho provato diverse colorazioni e mi piacciono, li ricompro. Sto provando anche un rossetto della Benecos, adesso sta perdendo un po' di scrivenza perché è vecchiotto, ma sono buoni, super consigliati anche quelli, insomma. Con questo io ho finito tutte le mie boccette di plastica, adesso butto via e faccio un po' di ordine, a parte lo shampoo, e vabbè, non sono cose nuove, perché non ho fatto un periodo che non avevo voglia di provare niente di nuovo, stavo più o meno, soprattutto per il viso, per le creme viso, sono sempre stata su quelle, perché se non provo con i campioncini non mi fido a testare cose nuove, invece stavo pensando che manca un siero viso, chissà dove l'ho messo, un siero viso, adesso non mi ricordo, di Alma Briosa, ecco, infatti avevo qualcosa di nuovo, un siero viso di Alma Briosa pagato sui 23 euro. Vedrò di recuperare, non so dove ho messo la boccetta, quello molto buono, top 23 euro, anche quello l'ho preso scontato e ha fatto benissimo il suo lavoro, al pari di sieri che costano 2 o 3 volte di più. Con questo è tutto, spero di fare presto un altro video, magari con meno prodotti e cose nuove perché appunto ne sto testando. Io vi ringrazio per l'attenzione che porrete a questo video. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto. Ciao a tutti!